Ciao ragazze e ciao ragazzi, oggi un trucco ispirato al nuovo film della Disney che è Cenerentola. Ho voluto lasciare gli occhi molto luminosi e con dei toni molto chiari e brillanti, quindi rosato sul rosato. E poi ho aggiunto una sottile riga di eyeliner, senza appunto la cotina finale, per intensificare un pochino lo sguardo e le mie ciglia. L'ho reso un pochino più glamour questo trucco. Io vi lascio al tutorial, ci vediamo dopo. Ciao! E iniziamo! Come base vado a prendere il Bare Persuade di Sigma e con un mini kabuki lo vado ad applicare su tutta la mia palpebra mobile e sopra la mia piega dell'occhio. E vado a prendere la Naked 2 e utilizzo questo fantastico colore per illuminare l'arcata sopraccigliare. Vado poi a prendere Strange dalla Naked 3, che è questo bianco beige, e lo vado ad applicare su tutta la mia palpebra mobile. Sempre dalla Naked 2 vado a riprendere il colore che ho applicato come illuminante e lo vado ad applicare sempre nella mia parte interna dell'occhio. Poi vado a prendere Limit e lo vado a sfumare benissimo sopra la mia piega dell'occhio. Riprendo il colore più chiaro e lo applico su tutta la mia palpebra mobile per illuminare benissimo lo sguardo. E vado poi a prendere questo ombretto fantastico che è Liquid Mirror della Neve Cosmetics e lo vado a picchiettare sopra la mia palpebra mobile. È un colore fantastico, vedete come illumina lo sguardo? È bellissimo! Ed ora matita! Per avere un po' di definizione vado ad applicare la mia matita nella rima inferiore, nella rima superiore del mio occhio. E poi vado a creare una leggera riga di eyeliner. Ed ora prendo una matita color burro, questa è della Sephora. E la applico nella mia rima inferiore. Vado a riprendere Limit e con un pennellino a penna lo applico sotto le mie ciglia inferiori. E per uno sguardo da vera Cenerentola al ballo, tanto mascara. Prendo un mascara con uno scovolino sintetico per le ciglia inferiori, per essere più precisa. Ora con una spugnetta e della cipria vado a fissare il correttore che avevo applicato in precedenza. Ed ora blush, vado a utilizzare Maya della Neve Cosmetics. È un blush fantastico rosato ma molto luminoso. Rossetto, uso il 602 di Kiko, che è questo nude molto bello, cremoso, facile da stendere, delicato. Mi piace moltissimo questo rossetto. E questo è il primo risultato, ma se volete essere una Cenerentola un pochino più glamour, vi consiglio questo rossetto. Questo qui è della CK, ed è Desiree, e come potete vedere è sempre un nude, ma sui toni del bordeaux, ed è bellissimo. Ed eccomi qui, quindi questo è il risultato finale, un trucco come potete vedere molto luminoso sugli occhi, nude comunque su tutto il resto del viso, anche sulle labbra, e con delle ciglia abbastanza intense, non troppo però, perché comunque nel film lei ha un trucco proprio vedo non vedo, molto delicato e leggero, sembra che abbia quasi solo un pochino di ombretto sul toni del marroncino bronzato e un velo di mascara. Io ho voluto renderlo appunto un pochino più glamour, un pochino, insomma, un po' più cenerentola dei giorni d'oggi. E io vi mando un grande bacio, spero che il video vi sia piaciuto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!